tutti e Zuko, benvenuti in un nuovo video dedicato a Spider-Man No Way Home, che finalmente ho visto, spero anche voi lo abbiate visto, e non sapete quanto mi è scesa l'ansia per gli spoiler, ragazzi, in una maniera incredibile. Tra l'altro mi hanno dato anche questo goloso poster, cioè che poi nel senso ha sempre la qualità dei poster di questo Spider-Man, però goloso poster che tenevano mezzi nascosti, bisognava chiedergli se c'era e poi te li davano. Oggi comunque vi porto il primo video dopo la visione del film e nello specifico andremo a parlare delle due scene dopo i titoli di coda per poi analizzarle insieme. Invece nei prossimi giorni, dopo qualche altra visione del film, perché va guardato più volte questo film, vi porterò la mia super analisi di tutto Spider-Man No Way Home, perché c'è moltissimo di cui parlare. Ed inoltre la prossima settimana uscirà la mia reaction al cinema con Zano e, come fatto con Endgame, ho deciso di aspettare qualche giorno per permettervi di vedere il film. Infine, questa domenica 19 dicembre, dalle 11 di mattina, ci sarà il talk show su Twitch, nel quale con molti ospiti parleremo delle nostre varie opinioni sul film. Ancora non vi rivelo quali sono questi ospiti, ma rimarrete sintonizzati su tutti i social per scoprirli. Chiaramente questo video è spoiler, quindi se ancora non avete visto il film, salvatevi il video e tornate una volta aver recuperato il film al cinema. Insomma, abbiamo una marea di cose da fare in questi giorni, di conseguenza iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Trovate il tastino accanto al mi piace, vicino ai link di tutti i social. Ma ora popcorn alla mano e lanciamoci in questo goloso video dedicato a Spider-Man No Way Home. Questa è l'ultima possibilità per evitare spoiler, eh? Mi raccomando, non voglio lamentele nei commenti poi, eh? 3, 2, 1, parliamo delle due scene dopo i titoli di coda. Ma prima, Ao, che mina è stato il film? Io l'ho amato, ed anche se non vedo l'ora di rivederlo per togliermi qualche piccolo dubbio, per me è stato clamoroso, ragazzi, era là tipo, oh sì, che bello, datemene di più. Comunque, partiamo dalla prima scena mid-credit durante i titoli di coda, la quale si ricollega direttamente al finale di Venom 2, nel quale vedevamo proprio Venom che veniva teletrasportato all'interno del Marvel Cinematic Universe. Il tutto, ovviamente, come avevamo detto nel video dedicato a quella scena, avvenne proprio perché in No Way Home, in seguito all'incantesimo di Doctor Strange, tutti coloro che conoscono l'identità di Peter Parker vengono teletrasportati nel nostro universo e... cazzo, vorrei parlare di tutto quel che abbiamo visto, ragazzi, però arriverà il video nei prossimi giorni dedicato a tutto il film. Poi, per chi ha dubbi riguardo il come Venom possa essere una delle persone che conosce Peter Parker, vi consiglio di recuperare appunto il video dedicato a quella scena finale, ma la versione breve, il succo, è che tramite la memoria collettiva di tutti i simbionti, questo Venom conosce Spider-Man grazie alla memoria del Venom di Spider-Man 3. È un impiccio strano, una cosa pazza, ma andate in quel video e vi spiego tutto. Comunque, nella scena da Venom 2, Venom, e quindi Eddie Brock, si trovava in una casa vacanze sulla spiaggia, ed in questa nuova scena da Spider-Man Far From Home vediamo Eddie che si trova nel bar di questa casa vacanze, con la stessa maglietta che io ai tempi pensavo raffigurasse un sorrisino, ed invece si tratta del Golden Gate di San Francisco, città da cui egli proviene. L'antieroe comunque sta parlando al barista, il quale gli sta raccontando da ore che nel nostro universo esistono molte super persone e vengono citati Iron Man, Hulk e poi anche Thanos. A quanto sembra Eddie sa che egli è un alieno a cui piacciono le gemme in riferimento alle gemme dell'infinito, ma da parte sua invece Eddie afferma che gli alieni non amano le gemme ma bensì i cervelli, chiaramente basandosi sulla sua esperienza con Venom che ha bisogno di mangiarli per sopravvivere. Il barista tuttavia non accetta lo scetticismo di Eddie, affermando che questo grosso alieno viola ha fatto scomparire tutta la sua famiglia per 5 anni in chiaro riferimento allo schiocco di Thanos ed il successivo blip di Hulk. Eddie poi propone di andare a New York per parlare con Spider-Man, ma non fa in tempo ad approfondire questa idea che in seguito al finale di No Way Home, Venom scompare e torna nel suo universo. Ovviamente ciò succede perché come Electro, Sandman, Goblin, Lizard, Octopus e gli altri due Spider-Man sono tornati nei loro universi, anche Venom subisce lo stesso destino. Oltre a ciò però la scena ci lascia con un'ulteriore sorpresa, dato che sul bancone del bar vediamo un frammento di Venom che si muove, indicandoci che quindi anche nel Marvel Cinematic Universe avremo il nostro Venom. Ora, come detto nel video di qualche giorno fa, già sappiamo che è in produzione Venom 3, quindi essendo quest'ultimo tornato nel suo universo, immagino che lui proseguirà la sua storia a sé stante. Magari collegandosi ai futuri film di Morbius e Kraven, o forse addirittura insieme ad uno dei due Spider-Man alternativi nel caso in cui Sony volesse fare la pazzia e riportarli di nuovo al cinema. Fatelo, vi prego, vi prego!
Please. Oltre a ciò, invece, per quanto riguarda il nostro Spider-Man, pochi giorni fa è stata confermata una nuova trilogia di film nel Marvel Cinematic Universe ed a questo punto direi molto probabile la presenza di Venom nel primo dei tre. Ipoteticamente il simbionte si attaccherà a Peter Parker dandoci un costume nero che non vedo l'ora di vedere perché quello di Spider-Man 3 era fighissimo e poi sicuramente conosceremo anche l'Eddie Brock del nostro universo a cui poi Venom si attaccherà dato che sicuramente ad un certo punto della storia Peter lo rifiuterà cacciandolo via, distaccandosi da lui e mostrandoci quindi un nuovo Venom con il classico ragno bianco sul petto come quello di Spider-Man 3. Infatti il ragno è un qualcosa che Venom ottiene grazie all'unione con Spider-Man ed ecco come mai la versione di Tom Hardy non lo ha. L'unica domanda che rimane riguarda il come questo pezzetto di Venom arrivi a New York. Però immagino semplicemente strisciando letteralmente oppure attaccandosi a qualcuno sfruttandolo come veicolo, come fa anche più volte in Venom 2. Infatti poi la cosa da ricordare è che nella scena finale di Venom 2 il simbionte era attirato da Peter Parker e lo sentivamo proprio dire quel tipetto, leccandosi quasi i baffi. Quindi anche se il pezzo grosso di Venom è andato via, credo che questo piccolino abbia lo stesso istinto verso Peter Parker e sono molto curioso di sapere se magari anche i ricordi di questo piccolo Venom siano gli stessi della versione adulta. Comunque, passiamo alla seconda scena, che è effettivamente una scena dopo i titoli di coda e che in verità si è rivelata essere il primo trailer di Doctor Strange 2 in uscita a maggio 2022. Al riguardo sappiate che ovviamente abbiamo registrato la reaction al cinema, ma per pubblicarvela voglio aspettare qualche giorno, dato che non voglio fare spoiler e dato che molto probabilmente entro fine settimana il trailer verrà pubblicato ufficialmente in alta definizione. Basta semplicemente aspettare che il film di Spider-Man esca anche in America. Il film esce venerdì, quindi secondo me tra venerdì e domenica il trailer è online. Poi, una volta uscito il trailer ufficialmente, arriverà anche la mia super analisi dettagliata, che in verità ho già praticamente scritto, ma intanto andiamo a dare un'occhiata a tutto quel che abbiamo visto. Il tutto si apre facendoci sentire una frase di Doctor Strange che afferma come si sappia molto poco del multiverso e a riguardo voglio ricordarvi che Doctor Strange 2 si chiama Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ossia Doctor Strange del multiverso della follia e già dal nome potete aspettarvi grandi cose. Nel trailer comunque vediamo moltissimo, c'è il barone Mordo dal primo film, la nuova supereroina America Chavez, la fantastica Scarlet Witch di Elizabeth Olsen che cazzo quanto è figa con quel costume, vi prego, voglio 7 film su di lei e soprattutto nel finale del trailer vediamo Doctor Strange affrontare un altro Doctor Strange. Tutto ciò chiaramente è molto simile alla quarta puntata di What If, nella quale Doctor Strange diventava Supreme Doctor Strange, o in italiano Doctor Strange Supremo, ossia una versione malvagia del dottore e super potente che aveva assorbito i poteri di infinite forme di vita dal multiverso. Già in versione animata è stato pazzesco, ma poi vederlo in live action sarà clamoroso. Nel trailer poi ci sono anche altri riferimenti all'episodio di What If, ma come detto, per scoprire tutti i dettagli dovete aspettare che esca il trailer ufficiale e dopodiché vi pubblicherò la mia analisi. Comunque sicuro, entro domenica uscirà tutto. Voi in ogni caso fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del film, che ne pensate del trailer di Strange e ovviamente anche della scena dedicata a Venom, con anche le varie vostre ipotesi che avete sul futuro di Spider-Man e Venom. Noi comunque riparleremo presto di tutto ciò con molti altri video dedicati a Spider-Man No Way Home, io poi vi aspetto tutti i giorni in streaming su Twitch, vi ricordo tutti i social in descrizione, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!